voglio rappresentare due gufetti innamorati, quindi cominciamo a posizionare i vari elementi sulla tavola in legno che ho già pitturato. Quindi immagino questo gufetto innamorato che vuole donare al gufetto un palloncino a forma di cuore. Ogni volta vado alla ricerca delle pietre a forma di cuore e poi me li conservo. Adesso andiamo a colorare il cuoricino, che sarebbe il palloncino che tiene in mano il gufetto. Oggetti che andranno a comporre il piccolo quadretto. Quindi questo è il gufetto che terrà in mano il palloncino a forma di cuore, questo è il sole che non ho colorato perché mi piace mantenere il colore naturale della pietra, questi sono i due rametti dove si poggeranno i due gufetti, queste sono le casette del paesino ai piedi dei due gufetti. Questo è il cuoricino, è proprio una pietra a forma di cuore. E infine le foglie attaccate al rametto. Questo si chiama I colori della vita, quindi come potete vedere c'è un albero ben saldo nonostante c'è un mare in movimento, però l'albero è ben saldo perché sulle sue chiome sono rappresentati i valori della vita: rosso l'amore, giallo la fede, verde la speranza, azzurro la serenità. Quindi l'albero rimane ben fermo perché su di lui sono rappresentati i valori veri della vita.
Questo è l'albero dell'amore, perché come diceva un famoso scrittore, l'amore vince tutto, quindi nonostante nella vita ci possono essere momenti grigi, tenebrosi, se c'è l'amore si vince tutto, qualsiasi ostacolo che si presenta lungo il cammino della nostra vita. Si chiama Il sogno di Melania. L'ho dedicato alla mia piccola nipotina che si chiama Melania. Ho immaginato questa bimba che è in una grotta, quindi il suo sogno, diciamo, nascosto, che con il suo palloncino immagina, con il suo aquilone immagina di volare insieme alle mongolfiere. Questo perché credo che il futuro appartiene a tutte quelle persone che ancora credono nei sogni. E quindi questa bambina è una di quelle. Questo è un paesaggio toscano. Prima di Capodanno sono stata in Toscana, ho avuto modo di ammirare questi bellissimi paesaggi e mi sono lasciata quindi ispirare. Questa è Val d'Orcia, che è patrimonio dell'UNESCO, perché nonostante siano trascorsi quindi anni e anni, quindi c'è stata anche l'azione dell'uomo, questo paesaggio è rimasto immutato, così come è rappresentato negli affreschi del 300, lo si può ammirare ancora adesso nella sua naturalezza, senza che ci sia stata l'azione dell'uomo. Questo si chiama la funambola, quindi immagino questa donna che può essere qualsiasi persona, incarna qualsiasi persona perché è questa donna che cammina su un filo che è la nostra vita, quindi se si conduce una vita equilibrata non si perde mai la stabilità e quindi non si rischia mai di cadere giù. E quindi dovremmo essere tutti noi un po' come questa funambola, sempre in equilibrio sul filo della nostra vita. E quindi la passione dell'arte è completamente svolta in maniera autodidatta, quindi non seguo nessuna regola e forse questo è da specificare, non ho regole nei miei quadri, quello che mi viene in mente realizzo, senza seguire regole. Una particolarità dei miei quadri è che, essendo delle pietre, hanno l'effetto 3D, tridimensionale, perché non riporto mai le ombre nei miei quadri perché le ombre si producono naturalmente con la luce, perché essendo oggetti disposti su un elemento in legno, l'ombra si produce naturalmente con l'effetto della luce stessa. Ho partecipato a diverse mostre, in particolare l'ultima nel mese di dicembre, grazie all'associazione Nove Art. Ho partecipato ad una mostra collettiva insieme ad altri bravissimi artisti. È stato un bellissimo evento e anche un modo per conoscere gli altri artisti vibonesi. Da stasera sarò anche presente al club La Fenice di Tropea in modo permanente, grazie alla presidente Marcella Romano. Questi sono gli innamorati. Continuo a celebrare, insomma, l'amore nei miei quadri perché mi piace pensare di poter entrare nelle case delle persone trasmettendo positività e quindi più dell'amore non c'è nulla di più positivo.